Sono Francesca Picella, insegnante di judo dell'Associazione Vito Dora. Come ben sapete, in questo periodo siamo impossibilitati ad allenarci in palestra e specialmente in coppia. Come ben sapete, il judo è una disciplina che si pratica prettamente in coppia, però c'è da dire che ci sono alcune cose che possono essere fatte anche da soli. Anzi, nel judo c'è proprio un termine, Tandoku Renshu, che significa proprio allenamento da soli. E quindi questo allenamento da soli è il momento in cui bisogna approfittarlo per farlo a casa, ovviamente utilizzando uno spazio dove non ci siano, cioè in sicurezza. Un esempio classico può essere quello della tecnica dell'osodokani, la grande falciata esterna, in cui io faccio finta di fare le prese, no? Avanzo con il piede, con l'altra gamba faccio finta di andare a falciare la gamba del mio compagno, in questo modo qua. Poi la rifaccio di nuovo. E poi ancora. E poi se voglio aumento la velocità ed ancora provo a cacciare il chi dal diaframma. In questo modo qua faccio finta di eseguire la tecnica. Ciao a tutti!